Adesso do la parola a Pio Marconi. Lo strumento non è, lo sappiamo da vita, lo strumento del referendum non è perfetto per trasformare dei punti fondamentali dell'ordinamento. Lavoriamo sempre, quando ci accusano di non fare delle riforme perfette con lo strumento processuale, qualche ragione ce l'hanno con lo strumento del referendum. Però è l'unico strumento del quale disponiamo, perché la situazione che tu ci hai narrato dello stato della giustizia è al limite della civiltà, non soltanto al limite della società. Siamo al limite della civiltà giuridica, al limite della presenza. Guardate, noi si moltiplicano, noi pensiamo alle condanne delle organizzazioni internazionali in materia di economia. Dimentichiamo che siamo stati condannati perché non prevediamo la responsabilità civile dei magistrati. Ricordiamoci che la Corte dell'Aia ci ha condannato perché dei giudici italiani hanno espropriato delle proprietà della Merkel, della Repubblica Federale Tedesca, che ci troviamo in difficoltà in India, non dimentichiamocelo, perché le nostre linee che abbiamo in materia di tutela dell'immunità diplomatica sono più simili alla linea del governo indiano e del Kerala che a quella di tutti i paesi civili. Il presidente Napolitano ha dovuto dare una grazia, dispensare una grazia a un diplomatico condannato, un diplomatico americano condannato. Questo spiega anche delle difficoltà. La situazione è grave. Lo strumento non è perfetto, però consente di riaprire una discussione su una disfunzione che c'è nel sistema, su un sistema politico che è incapace di alternanza, è incapace di garantire l'alternanza. Pensate soltanto al fatto che dopo 20 anni di maggioritario, dopo poco meno di 20 anni di maggioritario, abbiamo avuto un Parlamento assolutamente ingovernabile e frazionato, il sistema politico non funziona e nella disfunzione del sistema politico stanno emergendo due grandi burocrazie, alcune burocrazie che tendono a decidere. Una di queste è la burocrazia giudiziaria, poi ci sono le burocrazie dei grandi apparati dello Stato che ormai guadagnano più di Marchionne, guadagnano più delle grandi imprese, non dico, certo non raggiungeranno mai le retribuzioni dei presidenti delle banche rosse, del Ponte dei Frassi di Siena, però volano a livelli incredibili. Abbiamo questo tipo di burocrazia che tendono a prevaricare sul sistema, e dobbiamo cercare con il referendum di innescare un movimento alternativo e contestativo. Il meccanismo non garantisce la perfezione riformista, ma garantisce una mobilitazione. Però forse bisogna cambiare anche lo spirito dei referendari, di coloro che promuovono i referendum. Io sono stato con tanti compagni, promotore del referendum vittorioso dell'87 sulla responsabilità civile dei giudici. È stato un grande momento di successo, perché guardate, i referendari si sono trovati assolutamente isolati in tutta la campagna referendaria. Solo all'ultimo momento i partiti hanno detto di votare sia il referendum sperando che si votasse no, e invece la rampata, la valanga dei siede. Però qual è stato lo sbaglio? Dell'accettare per opportunismo, dico per un'abilità, la legge che poi negava gli effetti del referendum. Allora, secondo me c'è un calo dell'adesione al meccanismo referendario, perché troppo spesso il referendum è stato tradito. Pensiamo al referendum dell'87 e me ne faccio una colpa, forse mi dovevo dimettere dagli incarichi direttivi che avevo avuto, forse dovevamo iniziare una battaglia interna addirittura, accettare la crisi di governo, perché una battaglia di mobilitazione per il rinnovamento si fa in questo modo, non si fa pensando, perché se no ci si riduce alla logica che ha portato alla fine della politica che vediamo adesso,
tutto il privilegio, c'è la, la governabilità, il posto, la nomina, eccetera. Allora, il problema di avere un seguito del referendum è cambiare lo spirito dei referendari e dire che noi facciamo una battaglia per cambiare una patologia nella divisione dei poteri. Ma dai, la patologia è il caso. Noi adesso siamo, c'è la metafora del Titanic, della danza finale, noi stiamo danzando sul Titanic, perché pensate, se in una situazione di alternanza bloccata il capo del partito, dei partiti dell'alternanza viene inabilitato ad essere rappresentato in Parlamento, noi ci troviamo ad entrare in quella pattuglia di Stati chiamata Ucraina, nella quale il capo dell'ex presidente del Consiglio è condannato a 7 anni, è stata condannata a 7 anni. Pakistan, nel quale l'ex presidente del Consiglio prima viene condannato e poi viene ammazzato. Insomma, entriamo in una blacklist che ci isola completamente dal consorzio delle nazioni civili. Quindi la battaglia sulla giustizia è una battaglia che avrà attualità. Ma noi forse dobbiamo presentarci a questa battaglia con uno spirito di mobilitazione maggiore che in passato. Prima di tutto facendo capire che coloro che sono a favore di una svolta referendaria non accetteranno più soluzioni che tradiscono l'esito del referendum. Guardate, c'è una discussione su quello che sta succedendo in Egitto che ci deve interessare molto. Ho visto un mio anziano collega, molto anziano e molto conservatore, addirittura reazionario, che ha detto che quello che c'è in Egitto non è un golpe, perché c'erano 30 milioni di persone in piazza. E noi dobbiamo avere la forza per difendere i risultati di un referendum di portare milioni di persone in piazza, e dobbiamo anche avere la forza di sostenere una battaglia referendaria portando le persone in piazza, e soltanto in questo modo, capovolgendo la partecipazione, noi possiamo avere qualche successo e possiamo sperare di incidere. Se manteniamo la questione in questione di relazioni, in questione tecnica, siamo assolutamente finiti. Sì, c'è un silenzio delle masse, ma è un silenzio minaccioso, e non dobbiamo lasciare che tutta la protesta si risolva nel presentare, cosa lo debolissimum, tutti i soldi che tornano al contribuente, che tornano allo Stato, ben vengano. Hanno fatto benissimo, ma non basta questo. Bisogna agire per delle riforme, ma bisogna portare le persone in piazza, e bisogna dire che a chi legifera dopo il referendum, che le masse, che l'opinione pubblica condanneranno come tradimento della Costituzione ogni atto teso a contraddire gli esiti del voto referendario. Soltanto con questo spirito aggressivo e anche minaccioso, ma dobbiamo avere, perché in politica la minaccia è un aspetto del, non dobbiamo credere che nella scelta non la scelta non violenta sia una scelta pacifica. La scelta non violenta, Gandhi non faceva una scelta innocua per i suoi interlocutori, è riuscito a cacciare gli inglesi dall'India, cioè non è che ha fatto poco, ha avuto grandissimi successi, è una tecnica, ma non si deve scambiare questa tecnica con un atteggiamento di passività. Grazie a tutti. Grazie per il contributo veloce, ma dice molto sentito. Fascinato, io. Adesso do la parola a Rita Bernardini. Allora, Pio Marconi ha detto noi referendari, dando una colpa per l'atteggiamento. Allora, io evidentemente non sono una referendaria. No, io sono me stesso. Perché c'è un problema in Italia, e non è di oggi, ed è un problema serio di democrazia e di Stato di diritto. È un problema che si porta appresso
tutto uno strascico di sofferenza, di morte, di tortura. Sembra che esageriamo quando diciamo queste cose, ma se fino a ieri ad esagerare eravamo solamente noi, adesso queste cose sono state scritte nero su bianco, cioè cosa da far vergognare lo Stato, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che l'8 gennaio di quest'anno non è che ha condannato l'Italia per un caso, ha detto no, qui io ho 600 ricorsi, ne ho esaminati 7. Questi 7 hanno ragione, sono stati sottoposti a tortura, a trattamenti inumani e degradanti. Allora, siccome tutti i casi esaminati hanno queste caratteristiche, lì ho altre 600 ricorsi, a questo punto l'Italia, e faccio come Corte Europea la sentenza di Roma, entro un anno deve rientrare nella legalità, cioè deve rimuovere le cause che generano questi trattamenti umani e degradanti. Allora, cioè, oggi uno che viene arrestato e viene portato a Regina Coeli, dico Regina Coeli perché nella commissione della quale io faccio parte, sottolineo a titolo gratuito, presso il Ministero che si deve occupare delle carceri, oggi c'era l'avvocato che è responsabile per l'Unione delle Camere Penali del settore carceri, Alessandro De Federicis, che raccontava una vicenda di uno suo assistito nel carcere di Regina Coeli. Allora, quando tu restringi in uno spazio strettissimo una persona e dai sì, la dai, perché non succede tutti i giorni, 20 minuti di aria al giorno, cioè qui siamo, cioè, quando il cittadino entra in carcere, in custodia cautelare, lì lo Stato, secondo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dovrebbe dire, scusami, io adesso ti dovrò torturare. Cioè io Stato, che sto qui per far rispettare la legge, dovrò violare la legge, perché non ci sarà il reato di tortura, però ci sono reati che insomma, almeno i maltrattamenti esistono. Insomma, io dovrò essere uno Stato canaglia che dovrà violare la legge. Tutto questo accade ormai da anni nell'indifferenza totale, se non fosse per quel pazzo, veramente pazzo, di Marco Pannella. Perché cioè, uno, io certe volte ve lo dico con sincerità, quando lui annunciava lo sciopero, non tanto quello della TAM, ma quello della SIDE, e sapevo che dopo 4-5 giorni c'era tutta la vicenda dei medici, del ricovero, lo vedevo come una sofferenza e in alcuni momenti mi dicevo, beh, ma è un po' esagerato, però è grazie a questa sua, ecco, quando non si arrende mai, se una cosa è giusta va in fondo fino a dove, ma costi quel che costa, e con la sua insistenza, cioè che cosa si è verificato oggi? Diverso dall'anno scorso, diverso da 2 o 3 anni fa. Cioè, la ministra della giustizia attuale ha dovuto dire io sto facendo queste misure che non risolveranno il problema per cui siamo stati condannati. Il decreto che ha appena varato, poi ci sono le misure in discussione alla Camera, ha parlato di 4-5.000 persone che usciranno, ma non credo nemmeno che questo si verificherà. Però ha detto, io sento come ritengo l'amnistia un dovere morale irrinunciabile. Cioè ha posto la classe politica di fronte a questo. E guardate, la Severino, la cancelliera, scusate, ogni tanto
tanto ho questo lapsus, la cancellieri secondo me ancora deve riflettere su un altro aspetto della questione, perché la nostra mancanza di democrazia in Italia è anche generata da una cosa tremenda, cioè che da noi i processi durano in modo irragionevole, cioè la giustizia arriva troppo tardi e quando la giustizia arriva troppo tardi non è più giustizia. E da questo punto di vista le condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo risalgono addirittura, partiamo da 30 anni, 40 anni fa, e noi abbiamo il record, noi siamo i primi per numero di condanne ricevute in sede europea per l'irragionevole durata dei processi. Ma questo che vuol dire? Questo vuol dire che noi da decenni abbiamo un paese incapace di amministrare il settore forse più importante della convivenza civile. Cioè, se la giustizia non funziona, è difficile che il paese possa funzionare. Cioè, non c'è uno Stato che garantisca il cittadino di un processo giusto, ma ragionevolmente rapido. E allora che cosa accade? Noi abbiamo oltre 5 milioni di procedimenti penali pendenti, c'è circa 180.000 che muoiono, cadono in prescrizione, non fossero mai esistiti, ogni anno. Abbiamo altrettanto contenzioso sul civile e tutto questo accade da anni e la risposta non arriva. Allora, qui entra in gioco il discorso della magistratura in Italia. Poche serate fa mi è capitato di avere come ospite in una trasmissione del TG5 il presidente dell'Associazione Nazionale Magistratura. Appena si è parlato, io ho parlato di amnistia, lui è subito insorto. È la resa dello Stato. È lo Stato che si piega. Non è possibile accettare, occorre fare altro. Allora, io dico, ci è voluta la Corte Europea dei diritti dell'uomo per dire quello che accade ai nostri detenuti, nonostante le denunce fatte dalla parlamentare, avvocata, l'Unione delle Camere, ma se non ci fosse stata la Corte Europea dei diritti dell'uomo, i nostri magistrati, che hanno l'obbligo, per esempio, i magistrati di sorveglianza, di visitare i luoghi di detenzione, in base alla legge devono dare ordini all'amministrazione penitenziaria che per legge dovrebbe eseguire, e non lo fanno. E non lo fanno. La maggior parte, possiamo arrivare al 99% dei magistrati di sorveglianza, non visitano i luoghi di detenzione. Ma guardate che i luoghi di detenzione dovrebbero visitarli anche tutti gli altri magistrati, e non lo fanno. Cioè, hanno dovuto aspettare in tutti questi anni che si muovesse la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Allora ho chiesto al Presidente, ma scusi, ma in Italia non vi vantate voi di avere il principio che non volete assolutamente, cioè dell'obbligatorietà dell'azione penale? Cioè, quando andiamo all'estero e diciamo che abbiamo questo, cioè il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che si devono perseguire tutti i reati, cosa impossibile evidentemente, cosa che non accade, cosa che provoca la scelta dei procedimenti da celebrare e quelli da lasciar camminare più lentamente, magari in modo che cadano in prescrizione. Cioè in tutti questi decenni la magistratura con l'obbligatorietà dell'azione penale non c'è stato nemmeno un caso in cui ha denunciato i trattamenti inumani e degradanti e i reati che si verificavano negli istituti penitenziari italiani. Cioè c'è voluto anche
e anche sull'irragionevole durata dei processi. Guardate, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa su questa vicenda ha detto che in Italia è in pericolo, ma non adesso, lo ha ripetuto negli anni, è in pericolo lo Stato di diritto. L'ha detto nero su bianco il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha il compito di controllare se le sentenze di condanna che sono state fatte poi sono eseguite. Siccome non sono eseguite, siccome la situazione peggiora, ha dovuto scrivere nero su bianco, questo è accaduto nel 2010, in Italia è in pericolo, secondo me è già compromesso lo Stato di diritto. E allora come se ne esce? Perché io non ho parlato del referendum e ho parlato della battaglia? Perché guardate le cose che si tengono. Perché è un problema di democrazia anche quando poniamo i temi referendari che sono all'ordine del giorno. Noi ci troviamo di fronte a governi e parlamenti che si sono dimostrati incapaci di riforme. E guardate, non parlo solamente della giustizia. Io non so chi si ricorda il referendum del 1999, perché c'erano quelli che furono votati nel 2000, quelli per i quali Silvio Berlusconi disse andate al mare perché le riforme le faccio tutte io. Lì non c'erano solamente i referendum sulla giustizia, lì c'erano i referendum sulle liberalizzazioni, molti referendum. Allora, una parte di questi fu bocciato dalla suprema cupola della mafiosità partitocratica, come la definisce Marco Pannella. Ma nemmeno per quelli per cui si andò al voto si raggiunse il quorum. E qui, cioè la cosa, come sarebbe stata l'Italia? Come sarebbe stata oggi l'Italia se avessimo fatto allora quelle in termini di economia? Vedete quanto costa e quanto pesa poi sulla vita degli italiani il non cogliere i momenti politici. Certo, la raccolta delle firme su questi 12 referendum sarà difficile perché deve essere fatta in questo periodo che è un periodo estivo.